sepolte senza pagine di storia, ma adesso c'è Ted che ce lo racconta. Uomini e donne senza gloria, figli di un'Italia senza memoria. Giovanni XII. Pochi sanno che il primo ad entrare nel Club dei 27, ovvero quel gruppo di rockstar morte dopo una vita dissoluta all'età di soli 27 anni e secondo alcuni in realtà vive e vegete in un'isola deserta dei Caraibi, è stato un papa, ovvero Ottaviano dei Conti di Tuscolo, passato alla storia come Giovanni XII. Tra l'altro, proprio il Papa che inaugurò la consuetudine di cambiarsi il nome una volta saliti al soglio pontificio. Nipote di Maruzia, soprannominata la puttana dei papi, fu uno dei pochi a essere nominato Papa per due volte, in quanto per un breve periodo fu deposto per via della sua condotta. Fu infatti più volte beccato mentre nominava vescovi e diaconi nei porcili di corte, ovviamente sempre previo pagamento. Vissuto verso la fine dell'Alto Medioevo, aveva lavorato molto per riunificare il potere temporale e il potere spirituale, che in quel periodo a Roma era diviso tra princeps e papa. Giovanni XII iniziò oltretutto a impegnarsi inizialmente sul piano bellico per estendere i domini dello Stato della Chiesa, ma purtroppo gli andò sempre male. Decise quindi di concentrarsi in attività che gli erano certamente più congeniali, trasformando di fatto il Vaticano nel luogo prediletto per le sue orgie e per le sue feste private. La sua fine assomiglia molto a quella dell'anarchico Pinelli, ossia venne colto in flagrante da un oste mentre stava castigando sua moglie in una camera d'albergo e per questo fu dall'oste lanciato dalla finestra.